Siamo arrivati alla pagina sportiva del TG Noi, in apertura la Lucchese. Rivediamo la sintesi della gara con l'Arezzo, con il commento di Guido Casotti. Il Forza Risa si regala l'ultimo scampolo d'estate, regala soprattutto un derby Lucchese-Arezzo che non delude le attese, gara emozionante e mai banale. Il primo tempo è di marca rossonera, con la Lucchese che si porta in doppio vantaggio. Al decimo, appunto, è Terrani, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a sorprendere il portiere ospite con un beffardo tiro cross che si intacca alle spalle di Benassi. Lucchese in vantaggio per la prima volta in questo campionato e prima rete per l'esploso attaccante di Vigevano. Rabbiosa la reazione dell'Arezzo, pericolosa al quarto d'ora con un colpo di testa di Polidori, che sarà uno dei migliori in campo all'anno. Al 34esimo però la Lucchese raddoppia, Brucchini cambia con De Feo, entra in area di rigore, in diagonale basse Benassi. Erfen pericoloso subito dopo con un colpo di testa che si perde di poco a fondo campo. Ultimo brivido al 44esimo con un tiro cross di Luciani deviato, che per poco non inganna Nobile, brava a deviare in calcio franco. In avvio di ripresa parte forte la squadra ospite, che al settimo sostituisce di un calcio di rigore per un fallo del portiere Nobile, sullo scatenato Polidori. Dal dischetto e Moscardelli a spiazzare il giovane estremo difensore della Lucchese e aprire il match. Arezzo adesso arrembante, Lucchese ricorda il 20esimo tiro di Polidori e solo il fallo stavolta salva Nobile e la Lucchese dalla seconda capitolazione. Al 23, prodigiosa parata del portierino della Lucchese su girata dello scatenato Polidori. Galderisi prova a porre rimedio inserendo Cecchini per De Feo, ma la sostanza non cambia. Ancora l'Arezzo a portarsi in avanti a 10 dalla fine. I di Amaranto coronano gli sforzi e trovano il pari con Polidori appostato sul secondo palo di testa. Galderisi schiera Longobardi nel finale per Florio, ma il risultato dopo 5 minuti di recupero non cambia. Finisce 2-2, la Lucchese deve ancora rinviare l'appuntamento con la prima vittoria, ma obiettivamente l'Arezzo ha ampiamente meritato il pareggio che ci sta e i rossoneri non avrebbero meritato di vincere. Forti critiche del presidente rossonero Andrea Bacci nei confronti dell'arbitraggio, in particolare per quanto riguarda il rigore che è stato concesso agli ospiti. Vediamo. Presidente Bacci, 2-2 con l'Arezzo, una partita che sembrava sotto controllo, poi una ripresa in cui gli ospiti hanno preso letteralmente il sopravvento. No. No. Non ha preso il sopravvento nessuno, ha preso il sopravvento per la seconda volta da quando abbiamo cominciato il campionato l'arbitraggio. Scusate, noi abbiamo incontrato una squadra meravigliosa, bravissimi, sicuramente i migliori abbiamo incontrato fino ad oggi, però bisogna riconoscere che loro hanno incontrato una grande squadra. Una grande squadra che ha fatto il risultato di 2-2 perché c'è stato dato un rigore e non c'era. Lei contesta il rigore concesso a lui? Non c'era il rigore, non c'era, lo dicono tutti. Accettiamo ora però che gli errori siano sempre con noi. Cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo dedicare a fare acquisti diversi da quelli dei giocatori? Ci dobbiamo dedicare a fare comunque un giorno alla settimana in qualche convento speciale per ricevere benedizioni particolari? O vogliamo giocare a pallone nella maniera seria? Una volta si diceva ci si fa sentire, no? Nelle adeguate sedi. Ora basta. È vero, io riconosco che questa è veramente una grande squadra. Non lo metto in dubbio. Ha una panchina di tutto rispetto, ha avuto giocatori in campo meravigliosi, hanno giocato bene, sono stati messi bene in campo. Non ho niente da dire contro l'Arezzo. Loro hanno però beneficiato per l'ennesima volta di un'ingiustizia. Scusatemi, grazie. Veramente arrabbiato il presidente Bacci. Continuiamo con il calcio, andiamo alla Serie D per fare il punto sulla giornata di campionato. Il Viareggio ottiene uno 0-0 sul campo della finale in Ligure, un terreno sintetico che in qualche modo ha penalizzato alla lunga le zebre, che sono riuscite anche a sfiorare il gol nel primo tempo con Di Paola, però nel finale sono stati graziati da una traversa colpita dai locali. Un Viareggio comunque che non ha ancora risolto i propri problemi economici, e questo alla lunga può pesare ed è un rammarico, perché la squadra potrebbe prendere la concentrazione che invece l'ha portata finora ai vertici della classifica. Martedì, alla vigilia della partita di Coppa Italia di
di mercoledì pomeriggio con la Fezzanese sul neutro di Sarzana. Se non ci saranno novità, chissà se i giocatori si alleneranno. A questo punto vogliono delle risposte certe da Fabrizio Tonelli, il patron della società bianconera. Ottiene invece una vittoria, la seconda con la Cura Pagliuca, il Real Forte Querceta, che di fronte al pubblico amico è riuscito ad ottenere una vittoria con il Grosseto per 1-0 grazie al rigore trasformato da Ferretti nella fase finale della conclusione. Allontanato dalla panchina mister Pagliuca, espulso Fabio Biagini, sono 3 punti sicuramente importanti, altra boccata di ossigeno per la formazione del Forte Drame, che ha dovuto fare almeno di Falchini, appiedato dal giudice per 3 giornate di squalifica per una espulsione rimediata ad agosto in un'amichevole con la Pistoiese. E adesso andiamo al basket. La Geonova batte Legnaia e strappa il pass per la Final Four di Coppa Toscana. Ancora un successo quindi per i ragazzi di Coach Piazza, che chiudono la pre-season con un percorso netto e si avvicinano al campionato nel migliore dei modi. 64-39 risultato finale, da segnalare i 14 punti di Loni e i 13 di Benini. Vince anche il Bama Altopascio negli ottavi di finale di Coppa Toscana, 82-80 sul parquet del Castel Fiorentino. I ragazzi di Matteoni conquistano così il passaggio ai quarti di finale. In questo caso il punteggio è stato di 82 a 80, e sugli scudi nelle file del Bama c'è Biancani con 30 punti. È tutto per la pagina dello sport, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi.